Oggi ho scelto di parlarti di un argomento che, so bene, ti sta a cuore da un po': l'ingrossamento della prostata. Capisco quanto possa essere frustrante e inquietante non avere una visione chiara di ciò che sta accadendo nel tuo corpo, specialmente quando si tratta di una questione così delicata. È per questo che sono qui oggi. Voglio aiutarti a comprendere meglio i sintomi che potresti sperimentare e illustrarti come alcuni alimenti, in particolare diversi tipi di frutta, possano giocare un ruolo positivo nella gestione e nel miglioramento della salute della tua prostata. È importante partire dal comprendere che l'ingrossamento della prostata, o iperplasia prostatica benigna, è un fenomeno piuttosto comune man mano che gli uomini invecchiano. I sintomi possono variare da difficoltà nell'iniziare la minzione a un flusso urinario che si interrompe inaspettatamente, dalla necessità di urinare frequentemente, specialmente di notte, alla sensazione di non riuscire a svuotare completamente la vescica. Questi segnali possono essere più che fastidiosi e influenzare significativamente la qualità della vita quotidiana. Ora, immagina di poter affrontare e persino migliorare questi problemi con qualcosa di tanto semplice e piacevole come modificare un po' la tua dieta o semplicemente un po' di frutta. È sorprendente, vero? La ricerca ha dimostrato che certi frutti possono essere estremamente benefici. Questi frutti sono carichi di vitamine, minerali e soprattutto antiossidanti, che possono aiutare a combattere l'infiammazione e a ridurre lo stress ossidativo, fattori entrambi legati all'aggravamento dei sintomi della prostata ingrossata e al rischio di sviluppare cancro alla prostata. Il potere di questi frutti deriva principalmente dalla loro ricchezza di antiossidanti, vitamine e minerali, che giocano un ruolo cruciale nella prevenzione dello stress ossidativo e nella riduzione dell'infiammazione, due fattori che possono influenzare negativamente la salute della prostata. Ad esempio, il licopene, un potente antiossidante trovato in abbondanza nei pomodori, è noto per le sue proprietà di protezione contro il cancro alla prostata. Similmente, frutti come le albicocche, ricche di vitamine e nutrienti essenziali, possono aiutare a mantenere la prostata in salute grazie al loro contenuto di beta-carotene e licopene. Pensare che la soluzione, o parte di essa, possa trovarsi nel cibo che consumiamo quotidianamente è non solo rassicurante, ma apre anche nuove vie per un approccio più naturale e meno invasivo alla gestione della salute della prostata. Integrare nella dieta giornaliera frutti benefici può essere un modo facile e gustoso per contribuire a mantenere il benessere della tua prostata e a migliorare la qualità della tua vita in generale. Comprendere come il cibo che mangiamo possa influenzare il nostro corpo ci permette di prendere decisioni informate che possono fare una grande differenza nel lungo periodo. La gestione della salute della prostata è un processo complesso che può beneficiare significativamente di una strategia integrata che include dieta, esercizio fisico e monitoraggio medico regolare. Anzitutto parliamo dell'albicocca e di altri frutti che possono sostenere la salute della prostata. È un argomento interessante e utile, specie per chi si preoccupa della propria salute prostatica e cerca modi naturali per mantenere o migliorare il proprio benessere. L'albicocca è un ottimo punto di partenza. Questo frutto è non solo delizioso, ma anche molto benefico per la salute, in particolare quella della prostata. Ricca di licopene, un potente antiossidante, l'albicocca aiuta a combattere lo stress ossidativo e riduce l'infiammazione, due fattori che possono influenzare negativamente la salute della prostata. Il licopene, in particolare, è noto per il suo ruolo nel ridurre il rischio di sviluppare il cancro alla prostata e nell'aiutare a gestire l'ingrossamento prostatico benigno. Inoltre, l'albicocca contiene beta-carotene, che il corpo converte in vitamina A, essenziale per il mantenimento di una buona salute cellulare e per la lotta contro i radicali liberi. Un altro punto a favore dell'albicocca è il suo indice glicemico basso. Questo la rende un'opzione eccellente per chi deve monitorare i livelli di glucosio nel sangue, come i diabetici. Consumare albicocche può aiutare a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, contribuendo così a un'alimentazione sana e bilanciata. L'anguria, per continuare sul tema del licopene, è un altro frutto eccellente per la salute della prostata. Offre un alto contenuto di questo antiossidante, ma è anche una buona fonte di citrullina, un amminoacido che si trova principalmente in questo frutto e in particolare è concentrata nella parte bianca della buccia, quella parte che di solito si scarta.
Tuttavia, si trova anche nella polpa rossa, quindi mangiando la frutta normalmente si assume comunque questo nutriente. Per ottenere il massimo dei benefici dalla citrullina, quindi, sarebbe ideale consumare non solo la parte rossa dell'anguria, ma anche quella bianca vicino alla buccia. Un modo pratico e gustoso per fare questo è preparare degli smoothies o frullati che includano pezzi di anguria con un po' della parte bianca, così da non perdere questo prezioso amminoacido. Anche mangiare anguria a pezzi, cercando di raschiare e mangiare la parte bianca vicino alla buccia, può aiutare a massimizzare l'assunzione di citrullina. Ora passiamo ai pomodori. Come le albicocche, anche i pomodori sono una ricca fonte di licopene. Questo antiossidante non solo contribuisce a ridurre il rischio di cancro alla prostata, ma aiuta anche a minimizzare i sintomi dell'ingrossamento della prostata. Il licopene è più facilmente assorbito dall'organismo quando i pomodori sono cotti, quindi salse, sughi e pomodori al forno possono essere particolarmente benefici. I mirtilli sono famosi per la loro capacità di combattere le infezioni del tratto urinario, ma i loro benefici si estendono anche alla salute della prostata. Ricchi di antiossidanti, i mirtilli possono aiutare a ridurre l'infiammazione e lo stress ossidativo, due fattori chiave nello sviluppo di problemi prostatici. Gli avocado sono un altro frutto meraviglioso per la salute della prostata. Contengono beta-sitosterolo, un composto che può alleviare i sintomi dell'ingrossamento della prostata. Gli avocado sono anche ricchi di grassi salutari, che possono aiutare ad aumentare l'assorbimento di antiossidanti solubili nei grassi, come il licopene, rendendoli ancora più efficaci. Oltre a questi, ci sono altri frutti come i lamponi, che contengono acido ellagico, un altro potente antiossidante che ha mostrato potenziale nel ridurre il rischio di sviluppo del cancro alla prostata. I lamponi sono anche una buona fonte di fibre, che possono aiutare a mantenere un sano equilibrio ormonale, importante per la salute della prostata. Non dimentichiamo il mango, che sono pieni di antiossidanti e composti bioattivi che possono supportare la salute della prostata. Contengono un antiossidante che neutralizza i radicali liberi e riduce lo stress ossidativo, un altro fattore chiave per la salute della prostata. Anche se diversi frutti possono aiutare a combattere l'iperplasia prostatica, è sempre preferibile scegliere quelli di stagione e coltivati localmente in Italia. Bisogna sempre cercare di optare per frutti di stagione e coltivati localmente, perché non solo garantiscono un apporto nutrizionale ottimale, in quanto grazie alla raccolta raggiungono il picco della maturazione, ma hanno anche un sapore superiore. Inoltre, scegliendo prodotti locali, contribuiamo a rafforzare le pratiche agricole sostenibili nelle nostre comunità e assicuriamo che le norme di sicurezza alimentare più rigorose siano rispettate, offrendo così maggiore tranquillità sulla qualità del cibo che portiamo in tavola. Incorporare questi frutti nella tua dieta può essere un modo naturale ed efficace per supportare la salute della prostata. Mangiare una varietà di questi frutti può aiutare non solo a mantenere la prostata in buona salute, ma anche a migliorare il tuo benessere generale, grazie alla loro vasta gamma di vitamine, minerali e antiossidanti. Spero che le informazioni condivise ti siano state utili e ti abbiano ispirato a fare scelte alimentari consapevoli. Ricorda, ogni piccolo passo verso un'alimentazione più sana è un grande passo verso un benessere generale migliore. Se vuoi continuare a scoprire più suggerimenti e consigli utili, non dimenticare di iscriverti al mio canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Ci vediamo al prossimo video. Il mio nome è Viola e la mia missione è l'informazione.